Ampio Spazio riceve la notizia che l'accordo tra Renzi e Berlusconi sulla legge elettorale sarebbe sostanzialmente concluso, anche se dovrà passare al vaglio del Parlamento e del voto parlamentare. Taluni dei commentatori, ma anche dei consiglieri politici di Renzi e Berlusconi hanno messo in evidenza la valutazione che il concetto di riforma elettorale è propedeutico alla possibilità di avere una nuova legislatura all'interno del quale si possono realizzare quelle riforme strutturali, quelle riforme istituzionali di cui c'è bisogno. Staremo a vedere. Se è vero che sul piano formale il concetto del voto di preferenza non è affatto qualcosa di obbrobioso, è un qualcosa che in qualche misura è anche legittimo. Storicamente abbiamo accertato come nella Prima Repubblica il punto di crisi maggiore era proprio la lotta all'interno delle liste degli stessi partiti e l'accanimento con cui i 630 parlamentari eletti alla Camera e i 300 errotti del Senato erano in qualche misura talmente confliggenti da loro da ricorrere a ogni mezzo corruttivo e non anche di aggressione materiale dell'avversario per poter ottenere questo successo. Ma questo è un dato tra parentesi. Se è vero che sul piano teorico non vi è una preclusione, quello che è indubbio è che portare il voto di preferenza come un elemento fondante è qualcosa che lascia quantomeno perplessi, perché è evidente che il quadro italiano ha consumato nel tempo un aspetto che oggi emerge in tutta la sua evidenza, cioè che esiste una crisi di rappresentanza politica proprio perché lo svilupparsi della partitocrazia in 60 anni appunto di regime partitocratico ha determinato una sorta di essiccamento delle possibilità reali di rappresentanza politica. A questo si associa il concetto della partecipazione, che nel nostro paese non è stato mai una realtà che in qualche modo si è formata nella volontà del singolo cittadino, ma si è in qualche misura fissato attraverso la linea della mobilitazione. I vertici della partitocrazia mobilitavano su questo o su quell'altro fronte o arginavano la mobilitazione altrui e in qualche modo quindi finivano per costruire una democrazia fittizia che in qualche modo ci ritroviamo a vivere adesso con un ridotto tasso anche di consapevolezza. Naturalmente un ruolo fondamentale per la costruzione di un tale mostro e appunto, che viene da noi definita la società delle conseguenze, è proprio nel modello di informazione pubblica e privata, che è un'informazione sostanzialmente di regime e prepara i presupposti per la mobilitazione e non per la partecipazione. Basterebbe vedere che nella formazione dell'agenda politica i soggetti che in qualche misura fanno lotta politica difficilmente riescono a scrivere il tema centrale negli interessi collettivi nell'agenda politica stessa, poiché esiste un meccanismo, appunto quello verticistico della partitocrazia, oggi in crisi ma che mantiene i sostanziali elementi di controllo tra informazione, magistratura e altre corporazioni, che in qualche modo bloccano la possibilità di un respiro reale di democrazia partecipata. Si fa riferimento anche a molti modelli elettorali europei, dimenticando che per esempio il problema non è la quantità di parlamentari ma è la modalità con cui è possibile essere presenti nella percezione della pubblica opinione, della identità politica, del soggetto politico, quindi collegi piccoli, possibilità di essere identificato, responsabilità del candidato rispetto alla collettività e quindi un rapporto più vivo e reale. Quello che comunque è importante ribadire è che siamo all'interno della crisi ultima del processo di democrazia fittizia, quella democrazia fittizia che si nutre di crisi di rappresentatività e che si accompagna alla mistica falsificazione della partecipazione fittizia che in qualche modo è indotta. E qui una, diciamo, nota conclusiva. Come si è risposto per esempio dalle opposizioni agguerrite che in questi ultimi due anni hanno preso, diciamo, la forma dell'antagonista per eccellenza? Pensiamo al grillismo. L'utilizzo del web, lo strumento fondamentale, è tutto in linea con la democrazia fittizia, perché 56 milioni di persone, 8.000 persone iscritti al blog di Grillo che in qualche modo farebbero la scelta, la metà che votano, cioè una scelta che per quanto potrebbe essere accompagnata anche da falsificazioni perché persone votano più volte, descrive che 4.000 persone non sono il popolo italiano e quindi anche l'utilizzo del strumento tecnologico moderno del web non è nella logica di restituzione al cittadino privato della consapevolezza complessiva del contesto in cui vive,
degli strumenti della scelta, ma è sempre una proiezione di quel meccanismo di mobilitazione che in qualche modo è il cuore centrale della crisi di rappresentatività italiana e che è una crisi di espulsione del diritto consapevole del cittadino ad essere titolare delle scelte della sua vita.